Cross Veneto, atto primo. A Galliera Veneta, nel Padovano, si è alzato il sipario sulla stagione regionale sui prati. Il settimo cross di Villa Imperiale rappresentava l'appuntamento di inizio annata per i campionati veneti della specialità. Oltre 1200 gli iscritti tra settore assoluto, promozionale e master. L'atletica Mogliano ha fatto doppietta in campo assoluto, portando sul gradino più alto del podio, nelle due gare più lunghe, Mattia Stival e Valentina Bernasconi. Sui 10 km della prova maschile, Stival si è imposto sul compagno di squadra Leonardo Bidogia. Terzo, Marco Pettenazzo. La gara mi è piaciuta molto. Il terreno era pesante, ma io personalmente riuscivo a correre bene, anche nei piccoli strappetti nel bosco. E mi è piaciuto e mi sono allenato bene quest'inverno e continuerò. Primo fra le promesse, Daniel Turco. Era la prima volta che facevo i 10 km di campestre, perché sono il primo anno promessa, e quindi sono partito abbastanza calmo, ho fatto la gara in progressione e è andata bene, dai. Valentina Bernasconi ha invece dominato la gara femminile sulla distanza di 7 km, precedendo la giovane compagna di squadra Agnese Tozzato, prima fra le promesse, e Michela Zanatta. Bene, forse ho esagerato un po' all'inizio, però finalmente è un periodo che sto benino, perché l'anno scorso non è stato molto felice, però vediamo, dai, sembra che l'inizio dell'anno sia stato positivo e allora se è un po' positivo anche a livello di gambe e di testa ci siamo di più. Sono molto contenta, non pensavo proprio del risultato, infatti sono venuta qua da una settimana un po' incerta, contentissima perché gli avversari comunque erano di notevole spessore, contenta di essere arrivata dietro la mia compagna di allenamento e amica e niente, sono contenta. Ho gestito bene la gara, sono stata in rimonta, quindi va benissimo. Percorso bello, quindi sì. In campo maschile, da segnalare i successi del bellunese Mikhail Sirbu fra gli juniores. Questa gara più che altro volevo dedicarla a un ragazzo che deve ancora nascere, che è figlio di un mio amico e la dedico a lui perché spero che si appassioni anche lui di questo sport. I miei obiettivi per il momento sono i nazionali in montagna, che l'anno scorso ho vinto con Isacco Costa, che ho fatto la staffetta, abbiamo diventato campioni nazionali, e quest'anno provo un po' anche individuale sia campestri che montagna e un po' di pista e speriamo bene. Fra gli allievi, il trevigiano Nicolò Bedini dell'Atletica San Biagio tira le orecchie, per così dire, allo speaker Beppi Zuin per non averlo nominato fra i favoriti e lo fa vincendo in solitaria. È stato bello, sì, però oggi ho voluto dare dimostrazione di me stesso, anche perché quando c'era la partenza, il momento della partenza, lo speaker ha detto praticamente i nomi dei più forti e non mi ha nominato, quindi ho detto c'è qualcosa che non va e allora ho voluto dare dimostrazione di essere anch'io all'altezza degli altri, insomma. Al femminile, bellunesi protagoniste grazie agli acuti della junior Margherita Mescolotto e dell'allieva Laura Mazzoleni Ferracini. Sono primo anno juniores, quindi era la mia prima gara di 5 km, però sono contenta di come è andata, è stata una gara entusiasmante, un bello allenamento anche per i miei futuri obiettivi. E farò le prossime campestri e comunque questo è un bel percorso, anche molto vario, mi piace sempre venire qui e tutto qui, quindi mi piace molto. Sono molto contenta della mia gara, il primo giro è stato molto tranquillo e dopo il secondo giro siamo stati ancora un po' in gruppo, però verso la fine ho visto che non mi stavano più dietro e quindi ho cominciato ad allungare fino a che ce l'ho fatta ad arrivare prima. A livello giovanile, fra i cadetti, provincia veneziana protagonista. Thomas Teste, della Ristide Coin, è il primo cadetto. La gara è andata tutto sommato bene, anche se c'erano salite e discese difficili. Mi ispiro a Mo Farah, vorrei fare i 5.000 e i 10.000. Fra le cadette spicca Sara Luise, dell'Audace Noale. Questo percorso di questa gara, com'è andata? Allora, era molto difficile perché c'era molto fango e soprattutto gli ultimi 200 metri c'erano molte montagne di terra, quindi si rischiava di slogarsi le caviglie. Però l'ho corsa bene e sono contenta.
Fra i ragazzi, prima posizione per Lorenzo De Fanti del Quantimbelluno e fra le ragazze, ecco la vicentina Elisa Clementi. Il CSI Atletica Provincia di Vicenza si è aggiudicato il quarto Memorial Efrem De Poli, dedicato alla miglior società del settore giovanile. Veder partire 180 ragazzi, 180 ragazze, 200 cadetti, eccetera, eccetera, non ci sono soddisfazioni maggiori. Vuol dire che ormai Galliera si è fatto un nome, il percorso piace a tutti, l'organizzazione regge alla grande e noi siamo sempre qui presenti. Una grandissima soddisfazione anche da parte dell'amministrazione comunale che ha delegato il consigliere Paolo Bianco allo sport e che grazie a lui si riesce a fare questo tipo di manifestazione che è diventato un punto di riferimento a livello regionale, anche per essere la prima del campionato, anche per la sua ottima organizzazione e il contesto che è quello del Parco della Villa Imperiale, ma comincia a essere anche una gara vista al di fuori della regione, quindi questo ci dà molto orgoglio. Si conferma ottima l'organizzazione dell'Atletica Galliera Veneta. Il percorso è bellissimo, si corre a vista e quindi è molto stimolante per gli atleti perché hanno sempre il davanti e quindi si rendono conto di quello che può essere ancora la loro possibilità nella gara. Bellissimo, senz'altro, soprattutto la parte quella che riguarda il parco, sento che corre, che sono tutti contenti, tutti felici di farlo. Penso di farlo anche in futuro se ci lasciano farlo, se ce lo concedono, spero proprio di sì, anche se l'impegno diventa sempre più impegnativo, sempre più grosso, noi speriamo di farcela. Don't you know, girl, I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know?